Questa è l'iniziativa inaugurale, l'apertura di questa giornata straordinaria di iniziative legate al libro. Infatti avremo oggi, cioè a partire da questo momento e fino ad oltre la mezzanotte, l'apertura straordinaria delle librerie della nostra città. L'iniziativa si chiama Parti con il libro. È un invito, prima di partire per le vacanze, a passare per le librerie e comprare uno o sperabilmente più libri da portarsi in vacanza. È stata aperta dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti la seconda edizione della Notte Bianca delle librerie di Napoli. Il tema era quello delle eroine ed il procuratore ha raccontato proprio la storia del sacrificio di una donna in terra di Camorra, in un luogo simbolo come la biblioteca Annalisa Durante, nata su iniziativa del padre Giovanni nel cuore di Forcella. È seguita un'apertura prolungata fino a mezzanotte di alcune delle più importanti librerie della città per invitare a dedicare il tempo delle vacanze alla lettura di un libro. Intanto è importantissimo che ci sia questo presidio di legalità che abbia incominciato nel modo migliore, con l'obiettivo di diffondere la cultura, che è il migliore antidoto contro l'illegalità e contro la criminalità. Quindi tutti ci dobbiamo impegnare perché questo luogo e altri luoghi di legalità esistenti ed altri che se ne costituiranno possano funzionare nel modo migliore.